La verità sul Dio amore, la conseguente risposta umana a questo dono divino che ci viene incontro, è nucleo folgorante e unico della fede cristiana. Esso è di drammatica attualità e conviene chiederci come nobilitare, problematizzandolo, un tema divenuto marginale nelle varie culture, in cui, come dice Benedetto XVI, al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza. Per di più occorre invertire la pericolosa rotta che sta portando il pensiero e il costume contemporanei a coniugare l'amore in termini di debolezza, senza impegno di fedeltà nel tempo e senza progetti impegnativi per il futuro. Secondo Bauman, il capitolo della storia che riguarda la società e la cultura contemporanee può portare il seguente titolo: dal pensiero debole all'amore debole. E aggiunge ancora: l'amore è finito nel tritacarne, ecco perché è difficile amare per sempre. Si pensa che ogni relazione sia debole, quindi si cerca di averne a non finire, in modo che qua e là si possa trovare qualcosa che ci soddisfi. Una cultura dell'amore e quindi della vita è un orizzonte possibile di coesistenza pacifica, nel mutuo rispetto tra i popoli, in una fraternità motivata dal genere umano. Tale orizzonte pare sia di fatto utopico a causa delle forze di disgregazione, di divisione, di peccato che alimentano il cuore delle persone. Tra le principali insidie spiccano la debolezza della democrazia occidentale, la tentazione antropocratica in campo familiare bioetico e l'esistenza delle cosiddette strutture di peccato, ossia la somma dei fattori negativi che agiscono in senso contrario ad una vera coscienza del bene comune universale, nonché all'esigenza di favorirlo. Si pensa, tra l'altro, alla corruzione, ai meccanismi di arricchimento facile, allo sfruttamento delle risorse umane e materiali dei paesi meno sviluppati. Una cultura atea, poi, ha creato una forma mentis sistematizzata in cui l'insegnamento del materialismo e dell'ateismo è propinato quale a priori. Qui alla Facoltà Pontificia Theologica Theresianum è recentemente maturata l'idea di offrire un programma di studio in antropologia che valorizzi l'amore in senso pieno, nobilitare una discussione analitico-sintetica a lungo tenuta da parte, indicando ciò che porta bene all'umanità e quello che invece comporta pericoli. Di per sé, dibattiti antropologici di grande spessore sulle varie specie di amore sono emersi recentemente, tra i quali le opere di Dietrich von Hildebrand e di Clive Staples Lewis. Da questo punto di vista, perfino liberali e agnostici evidenziano il ruolo critico che possa avere una lettura cristiana della storia. Montesquieu rileva come il cristianesimo, in quanto religione dell'amore e della mitezza, fosse atto a promuovere le migliori leggi e ad arginare il dispotismo. Pure Benedetto Croce sostiene che il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta, in quanto portatore di quel proprio accento che ci accomuna e ci affratella e che consiste nell'amore. Ora, spronati da queste ed altre visioni, intendiamo noi seguire un percorso simile, ma con una svolta contenutistica, offrendo un'antropologia dell'amore alla luce di Santa Teresa d'Avila. Tale scelta è motivata dal fatto
che ella offre una visione ontologica della persona completa, già che la sua prospettiva non soltanto capovolge quella greco-occidentale, ossia l'autoreferenzialità dell'io in ossequio al principio di identità aristotelico, ma anche quella del personalismo in cui è l'io che va ad un tu. Nella concezione della mistica teresiana, invece, l'io viene da un tu, da Dio, e si conosce nel tu di Gesù Cristo. Conosciti in me è l'invito che Teresa riceve da Cristo stesso, e in questo invito si colloca la chiave interpretativa della sua concezione circa la domanda universale: chi è l'uomo? A partire dal dato biblico sono fiorite lungo i secoli una multiforme letteratura poetica e sapienziale ed una ricchissima riflessione filosofica, dal Cantico dei Cantici alla patristica e alla scolastica medievale. Si celebra la somiglianza dell'essere umano al suo creatore, da cui deriva ogni bene, bellezza e significato. È in questa premessa metafisica che si comprende l'esistenza umana, la cui radicale contingenza postula l'azione creatrice permanente di Dio e il cui mistero richiede la luce divina per essere penetrato. L'invito di Sant'Agostino, redente ipsum, in interiore omine habitat veritas, può essere assunto quale sintesi concettuale della tradizione filosofica cristiana. Sotto questo profilo anche Santa Teresa promuove una antropologia nella prospettiva della rivelazione biblica dell'essere umano creato ad immagine di Dio. Tuttavia la trattazione teresiana manifesta una sua originalità che differisce dagli studi precedenti sia per metodo sia per contenuto. Ella confessa di essersi dedicata alla lettura di vari testi spirituali nel desiderio di trovarvi descritta la via per raggiungere la conoscenza di sé, ma di non averla trovata o di averne ricevuto solo un chiarimento incompleto, in quanto, come dice, anche se toccano l'argomento in causa, spiegano ben poco. Teresa è convinta che per rispondere alla domanda «chi sono?» non basterebbero uno sforzo intellettuale o la mera adesione razionale alle verità di fede. Una risposta adeguata dovrà fondarsi sull'esperienza dei beni che l'essere umano racchiude in sé quale dimora di Dio e soprattutto sull'esperienza dell'unione d'amore con Gesù Cristo. In questo senso, asse portante dell'antropologia teresiana è la categoria dell'esperienza, sintetizzata nell'assioma cristologico: conoscendo Dio, impareremo a conoscere noi stessi. Ed è questa la novità assoluta che la Santa, dopo averla sperimentata molto, propone a tutti quale cognizio Dei experimentalis. Nell'epoca contemporanea il termine esperienza è divenuto, soprattutto nei circoli accademici, un vocabolo ambiguo ed equivoco, sinonimo di soggettivismo o di una conoscenza legata ai sensi. A questo proposito, Mouhou introduce il termine esperienziale per indicare in quella cristiana un'esperienza non semplice strumento isolatamente preso, né risultato di espedienti gestiti e prodotti dal soggetto, bensì un atto col quale la persona tutta si coglie globalmente in relazione con se stessa, con il mondo e con Dio.
Tuttavia il termine, che si estende ad un vasto ambito di contenuti metaempirici, pare non definisca chiaramente la specificità dell'esperienza cristiana. Invece, l'ambito in cui si sviluppa la trattazione della conoscenza di sé in Teresa d'Avila manifesta che l'esperienza cristiana non consiste in una conoscenza di tipo impersonale e fenomenologico, ma nell'unione ontologica con Cristo, o meglio, nell'inabitazione trinitaria che lo Spirito rende possibile in ogni battezzato. Tale struttura ontologicamente relazionale dell'antropologia cristiana, essenzialmente trinitaria e pericoretica, risulta fulcro portante della mistica teresiana. Eppure, nonostante la notorietà del tema, la teologia contemporanea sente ancora la difficoltà di coniugare il mistero di Dio uno trino, quale principio e fondamento della salvezza, e l'ontologia esperienziale della vita cristiana, ampiamente testimoniata dai padri della Chiesa e dalla tradizione mistica cattolica. Anche nel campo della metafisica non si riesce ancora a compiere facilmente il passaggio dal fenomeno al fondamento. Pertanto, l'esperienza dell'uomo da sola non basta. Occorre che la riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale e il fondamento che la sorregge. Dunque, è l'economia di Cristo e dello Spirito ad esprimere in modo massimo ed inaudito l'amore totalmente gratuito di Dio, che si attua quale umile e grazioso abbassamento in vista di una comunione rispettosa dell'alterità. Ivi è la chiave di tutto il cristianesimo, non solo vittoria dell'amore sul male, sulla morte, ma anche definitiva e piena congiunzione divino-umana. Solo Vieve esprime questo segreto ultimo del manifestarsi dell'amore crocifisso e glorioso, appunto con il suo concetto divino-umanità. Questa partecipazione mistica alla divina pericoresi d'amore trinitaria è la novità soprannaturale che i santi descrivono quando parlano della loro esperienza interiore di comunione e di amore con Dio, e fa riferimento alla teologia giovannea del rimanere in Cristo o e anche del dimorare nel suo amore. Questa verità di fede, che inizialmente è amicizia con Cristo, tende ad un vincolo d'amore sempre più intenso con Dio, così come le descrive Teresa d'Avila nel suo castello interiore. Qui, dice, le tre persone si comunica con la creatura, le parlano e le fanno intendere le parole con cui il Signore disse nel Vangelo che Egli, col Padre e con lo Spirito, scende ad abitare nell'anima che lo ama e osserva i suoi comandamenti. Unione d'amore, dunque, che implicherebbe un vedere dall'alto, o come lo descrive ancora la Santa, ciò che crediamo per fede, l'anima lo conosce quasi per visione, benché non con gli occhi del corpo, ma con quelli dell'anima. Quindi, ciò detto, l'esperienza cristiana non è una semplice esperienza umana, spirituale, generica, giacché il suo contenuto soprannaturale, ossia la grazia santificante, oltrepassa l'ambito formale delle facoltà e dei sensi. Essa è piuttosto un convivere ontologico dell'uomo con Dio, ovvero, per usare un neologismo italiano,
un'esperienza vivenziale. Il credente diviene per grazia un finito con capacità infinita di amare, in modo che quanto più cresce il suo convivere con Cristo nell'amore, tanto più cresce il suo conoscere, ossia il suo conoscere insieme a Gesù. Tale conoscenza di sé ha una importanza fondamentale per la vita. Da una parte essa conduce all'umiltà. Se non altro per umiltà, scrive Teresa, è bene conoscere la nostra miserabile natura, il proprio nulla. Dall'altra è una via che porta a scoprire, attraverso l'orazione, la presenza di Dio in se stessi e fissare gli occhi in Cristo, identificandosi con Lui. Gesù è colui che fonda e rende ragione di tutto il processo conoscitivo di sé. A volte Egli è la guida che conduce, altre volte è il cammino attraverso il quale si seguono gli stessi passi, è il modello nel quale si identifica, l'amico con il quale si confida, la luce al cui chiarore si conosce. E malgrado tutti gli ostacoli e difficoltà, raggiungere questa unione con Dio richiederà non una rassegnazione stoica, ossia fare di necessità virtù, ma concretamente amare Dio, amare il prossimo. Osservandoli, questi due comandamenti, afferma Teresa, con perfezione, facciamo la sua volontà e così staremo uniti a Lui. Dunque, amata da Dio, la persona è capace di amare. Avvolta nell'amore eterno, essa possa costruire storie d'amore con l'altro negli umili giorni della vita. Come già è stato notato, realisticamente si sa che una cultura dell'amore fondata su questo amore pericoretico divino umano è un orizzonte asintotico, utopico, ma sempre perseguibile, verso il quale i cristiani possono e devono anelare. Essa sarebbe come un'ascesi della natura, una attenzione alla grazia capace di criticare l'ordine stabilito con le sue inevitabili imperfezioni, ma anche di sollecitare lo sforzo politico verso un sempre maggiore sviluppo della giustizia e dell'amicizia universale. Bisogna aver coscienza che questo traguardo fu ed è tuttora pieno di avversità, non solo dal di dentro del cuore degli uomini, ma persino in non poche strutture istituzionali, giuridiche ed economiche. Si pensa maggiormente alla polverizzazione della famiglia e ai pericoli della biotecnologia. Essendo fatti di possesso, di ingratitudine e di cattura, provocano l'allontanarsi da qualsiasi tipo di civiltà dell'amore. Eppure i principali ostacoli ad una cultura d'amore si collocano tuttora agli estremi, sempre più diffusi a livello planetario. Tra essi si distinguono la teocrazia e l'antropocrazia, ovvero le ideologie che vogliono gli uomini o schiavi di Dio, promuovendo un totalitarismo fondamentalista, oppure senza Dio, tipico della mentalità atea, fautrice della dittatura del relativismo e di una concezione esclusivamente antropocentrica della libertà. Ora, al di là dei pessimismi tanto facili ad una lettura di superficie della storia, la Chiesa oggi è impegnata
ad elaborare un ottimismo fondato sulla verità, la cui vittoria è sempre l'amore. Con speranza quindi vogliamo accogliere l'esperienza di Santa Teresa di Gesù ed individuare in un'antropologia dell'amore il criterio normativo che consente un discernimento cristiano sulle vicende storiche. Per avviare simile contesto religioso-sociale si deve innanzitutto adoperarsi per un ritorno a Dio anche nella sfera pubblica. Il primo pilastro di una possibile civiltà dell'amore è appunto, come diceva Giovanni Paolo II, il riconoscimento dell'universale sovranità di Dio Padre, quale sorgente inesauribile d'amore. Dio è amore, non è solamente nell'amore, come coloro che si amano sono nell'amore. Dio non è solo io amante e tu amato, piuttosto, come afferma Jungel, Dio è l'evento irraggiante dell'amore stesso. Ora, tale realtà risulta decisiva qualora si prende atto che il grande problema dell'Occidente è la dimenticanza di Dio, in quanto il principale valore sociale è ormai l'assoluta libertà dell'individuo. Tuttavia, le moderne democrazie non possono identificarsi con l'ateismo quale dogmatica affermazione dell'inesistenza di Dio. Si tratterebbe di un atto di fede capovolto. Lo spirito laico, eppure agnostico, deve piuttosto chiedersi se l'idea di Dio, tra virgolette, possa o meno contribuire ad un rispetto della dignità umana, della sua libertà e responsabilità, così come dell'uguaglianza e fraternità di tutti gli esseri umani. Questa può essere un'acquisizione della ragione, senza dover necessariamente considerarsi un lascito di una religione particolare. Se il riferimento a Dio fosse esplicitamente religioso e confessionale, il pensiero laico avrebbe buone ragioni per offuscarsi. Ma è possibile pensare Dio ricorrendo alla mera ragione umana, senza cadere nel deismo o nel disprezzo per il Dio rivelato. Qui possono convergere l'insegnamento filosofico del teismo europeo e del Concilio Vaticano I sulla ragionevolezza di Dio. Ed è questo il più valido baluardo contro qualsivoglia deriva fideista, fanatica e religiosamente o ateisticamente totalitaria. Ancor più problematica è la crescente islamizzazione a livello mondiale. Tuttavia, malgrado le divergenze religiose e culturali, cristiani e musulmani sono chiamati a riscoprire il dovere comune di testimonianza della rispettiva fede in uno spirito costruttivo di critica reciproca, cercando sempre di essere servitori migliori del Dio che si adora in seno alla società nel quale si vive assieme. Qui si potrebbe proporre una via per costruire la convivenza basata non tanto sul dialogo religioso, ma su quello culturale e della civiltà, ossia sulla razionalità e su una visione dell'uomo e della natura umana che viene prima di qualunque ideologia o religione. Si tratta di un dialogo possibile, concreto, fattivo, su alcuni temi morali e sociali, quali il rispetto per la vita, la giustizia sociale, la promozione della pace, nonché un dialogo di mutua conoscenza e amicizia, affinché emergano le meraviglie della verità e della santità depositate
nelle varie tradizioni. Dialogando si testimonia agli altri di aver creduto all'amore, poiché non c'è maggior invito all'amore che amare per primi. In questo senso sono impareggiabili gli sforzi profusi a tale scopo dal movimento dei focolarini e dalla comunità di Sant'Egidio. Per questi e decisamente per altri motivi, una cultura d'amore non è monopolio dei cristiani, ma coinvolge l'essere umano pensante e sensibile alle ragioni della verità, quale bellezza della comunione, ma rimane principalmente compito della Chiesa ad animarla. Per essa tale cultura è fondata non su una conoscenza mentale astratta, a modo di contemplazione trascendentale, ma una conoscenza di Cristo vissuta mediante la fede, come suggerisce l'enciclica Veritatis Splendor. La fede non è semplicemente un insieme di proposizioni da accogliere e ratificare con la mente, è invece una conoscenza vissuta di Cristo, una memoria vivente dei Suoi comandamenti, una verità da vivere. Dunque l'espressione del vivir sin vivir en mi di Teresa d'Avila esprime tale dinamica pericoretica, un convivium amoris della persona convicurata dalla Caritas Dei, esattamente come intese la Santa in una visione trinitaria a Medina il 30 giugno 1571. Disse il Cristo a lei: non affannarti per chiudere me in te, ma cerca di chiudere te in me, come ha intuito nei giorni nostri Khalil Gibran. Quando ami, non dire «O Dio» nel cuore, ma piuttosto «Sono nel cuore di Dio». In tal senso, una cultura d'amore è la risonanza di un cristianesimo che continua ad elargire nel mondo le sue potenzialità soprannaturali, inserzione di un disegno divino d'amore paterno che nobilita l'essere umano fino a concedergli la dignità di figlio di Dio, gratificandolo di perdono e colmando il suo cuore di sicura fiducia, di beata speranza, di energica carità. Essa dipende da una Chiesa unita, da una Chiesa evangelica, che con un supplemento d'anima e di intelligenza anche da parte della società civile si apre alla verità razionale dell'unità della famiglia umana e dell'autentico bene comune. Grazie.